Ciao ragazze, ciao ragazzi! Abbiamo di nuovo un ospite super speciale, la mia amica Chiara! Ciao a tutti! Grazie Chiara per partecipare a questo video. Ragazzi, io comunque vi lascerò il link al canale di Chiara qua sotto. Iscrivetevi anche al suo canale e andate a vedere il video che abbiamo appena registrato assieme. Non vi anticipo niente, ma abbiamo commentato i video dei suoi hater, ragazzi. Prima volta nella mia vita che faccio una cosa del genere. È un video epico, quindi andatelo a vedere e iscrivetevi al canale di Chiara. Ma noi oggi abbiamo una tipologia di video che non si è mai visto sul mio canale, che si chiama Smash or Pass. Praticamente andremo a vedere le foto di molti ragazzi che ci avete voi consigliato, cui noi dobbiamo reagire, e vi diremo se è per noi un no smash o un pass, cioè se ci piacciono oppure no. Voglio fare una piccola premessa per questa tipologia di video, perché è stata un po' criticata in passato, però io vi devo dire, come tutto nella vita, se le cose vengono fatte con simpatia, con rispetto e con... con buone intenzioni, per me è anche insomma, non c'è niente di male. Ecco, assolutamente, questo. Beh, si fa per ridere, ovviamente. Iniziamo con il primo che, se non sbaglio, mi diceva Chiara, perché io non lo conoscevo. Mamma, no, posso darmi questa responsabilità che se ho sbagliato il nickname mi uccido, no? Si pronuncia Jackie Dale, Yakidale. Io dico Yakidale. Okay. Ok, io lo dico come te perché non ho più pallida idea se sia inglese o da dove arrivi questo nickname. Quindi non lo conosciamo noi particolarmente, però ce l'avete consigliato e quindi noi dobbiamo reagire. È un ragazzo molto molto carino, devo dire, anche se è più piccolino di noi, credo. Assolutamente, credo. Anche secondo me, adesso non lo so, sto per googlare il nome per vedere l'età, però mi sa che è più piccolo, sì. Secondo me è un ragazzo molto carino, però non è, diciamo, proprio il mio tipo. Quindi io qua direi pass. Sì, anch'io, ma più che altro per l'età, sì. Altrimenti per te sarebbe stato uno smash. Sì, sì. È vero, no? Io già sto creando gossip. Poi abbiamo altro consigliatissimo da voi, Marcello Ascani. E io devo dire che questo ragazzo l'ho incontrato ad un evento di YouTube. Anch'io. Di Google a Venezia. Io a Milano è un evento di YouTube, sì. No, vabbè. Vi devo dire che dal vivo rende molto di più che in foto. Cioè, concordo. Secondo me non è molto fotogenico, è più bello dal vivo. Assolutamente, vero, sì. E poi devo dire che è stato anche molto carino e molto disponibile con me, mi ricordo. Quindi, perché io tipo non riuscivo a trovare il posto, è molto gentile, cioè è un... aspetta, perché anche lui è molto più piccolo di noi, infatti volevo dire, sì, ma non è che siamo noi vecchi e che tutti sono più piccoli di noi. Più o meno sì, però lui è molto più piccolo. Adesso non mi ricordo più, ma dovrebbe avere, no, non voglio sbagliargli l'età, ma è piccolo rispetto a noi, ne ha tanti in meno, sì. Ho visto che il suo canale è cresciuto tantissimo e beh, super, ma fa dei super... video spettacolari, a me piacciono tantissimo, è uno dei pochissimi canali di YouTube Italia che guardo. Io ho visto solo qualche video, perché ho visto che aveva fatto un video com'è vivere ad Amsterdam e mi ricordo che ero curiosa perché io lo so come vivere. Quindi ho guardato qualche spezzone e lui fa video tipo sul travel, vero, così? Tantissimi, adesso stava facendo tipo un mese in ogni posto, in ogni mese in un posto diverso del mondo, però appunto poi che non figata! Ha... Sì, che no, figata. No, ma poi sono molto belli, di qualità, assolutamente. Ecco, cioè, per me è un pass a prescindere. Ah, nonostante l'età. È un pass per l'età? Sì, no, aspetta, per me è uno smash a prescindere anche dall'età, sì. Perché, boh, avendolo conosciuto, per me... Io vi devo dire che avendolo visto ho pensato, che carino questo ragazzo, mi rendo conto che è più piccolo di me, quindi ovviamente, però mi ha colpito che ha proprio questo sex appeal, non lo so, è proprio un bel ragazzo. È vero. Sicuramente smash. Poi, allora, ci avete segnalato lui dei me contro te. Okay, anche lui è piccolo. Pure lui è vero, ma secondo me sì, rispetto a noi. Voi, ma chi ci consigliate, santo cielo? Io e Sofì ci seguiamo a vicenda e ogni tanto ci sentiamo, io e lei. Quindi io ho un particolare affetto per loro. E poi vabbè, loro hanno uno dei canali più riusciti, più seguiti, sì, sì. Su YouTube Italia. Hanno fatto il film, insomma, quindi sono veramente le ormai canzoni, sì sì. Sono delle star a tutti gli effetti, non sono più solo delle YouTube star, quindi tanto di cappello che io sono felice, noi come YouTuber siamo felici.
felici quando dei nostri colleghi riescono appunto a sfondare e ad avere un successo così, così pazzesco. Quindi bravi ragazzi, bravi. Però Chiara, noi dobbiamo fare la reaction. E non a è il mio lui. Tipo, sai, non è il mio tipo. Quindi per te un pezzo. Pass. Ti devo dire pass. Ma sì, noi lo facciamo a modo nostro, ma chi se ne frega. Per me no, ma perché non è il mio tipo. Devo dire la stessa identica cosa, perché a dire la verità non è un brutto ragazzo, per niente, è un bel ragazzo. No, anzi. Solo che non è proprio il mio tipo, stessa cosa, quindi anche per me è un pass. Poi ci avete segnalato Matt e non so come si dice Bise. Matt e Bise dovrebbero essere, sì. Ok, molto semplice, ok. Sono degli youtuber, però io non so bene che cosa fanno. Penso delle gag comiche tipo. Ok, quindi non saranno vorrei anche sminuire il canale perché sicuramente è un canale gigante che oltretutto sono anni, quindi sono comunque un duo che fa anche video divertenti a mio parere, per me li seguo tantissimo, quindi. Ma il fatto è che noi, cioè tanti danno per scontato che facendo video su YouTube conosci tutti gli youtuber. Il problema invece è che quando fai video su YouTube perdi tutto il giorno e tutta la notte a fare video, che non hai il tempo di seguire i tuoi canali preferiti. Quindi non lo facciamo per cattiveria se magari non conosciamo o non sappiamo bene. Ecco, è perché anche se vogliamo non riusciamo proprio a seguire tutti i canali che vorremmo. Beh, devo dirti che loro comunque sono, anche loro avranno 20 anni meno di noi, stiamo sul romanzo lì. Tipo. Però sono due bei ragazzi, sono nei miei gusti. Sono, devo dire che entrambi sono molto molto carini ragazzi, sì. Ma proprio due tipi diversi, insomma uno ha i capelli un po' più chiari, questo piercing al sopracciglio, l'altro ragazzo molto edgy, così secondo me piacciono molto le ragazze. Sì. Penso anch'io, sì. Boh, non so, fatecelo sapere nei commenti perché ovviamente noi stiamo dicendo la nostra, ma di ognuno vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi, non siamo le uniche a doverla fare sta cosa, visto che ce li avete segnalati. Partecipate ditecelo anche voi, per ognuno dovete commentare se per voi è smash o è pass, mi raccomando, onesti, onesti. Come stiamo facendo noi. Devo dire che per me sono tutti e due smash, cioè sì, no, mi piacciono tutti e due. Io e Nicola abbiamo praticamente gli stessi gusti. È vero, stiamo... Sì. Poi abbiamo i The Show. Allora, io mi ricordo di questo nome, o ci ho fatto una reaction, non sono sicura, vabbè che la mia memoria è quello che è, sarà l'età a questo punto, non lo so, però mi ricordo vagamente di loro, ma non mi ricordo esattamente che tipologia di video fanno, comunque potete segnalarcelo voi, che noi appunto io non siamo... Io i show li seguo da anni, quindi... Oddio, allora spiega, cosa fanno? Loro fanno esperimenti sociali, adesso vabbè, non hanno più potuto farli, però fanno tante interviste, tante cose, cioè tanti esperimenti sociali, non scendiamo nei dettagli. Ecco dove li avevo visti, li avrò visti sicuramente nell'home page di YouTube con questi esperimenti, sì, che fanno proprio in strada. Sì, hanno un super canale grande. Cioè intervistano le persone, cose del genere, sì, li ho con visti sicuramente. Con domande anche imbarazzanti, molto, molto carini. Guarda, a me, io adesso non so chi dei due, cioè e anche non so... Io non mi, perché so, no, ma in realtà dovrebbero essere Ale e Ale. Dovrebbero chiamarsi Ale tutti e due, in teoria. Cioè, non mi ricordo allora, più, però sì, forse. Entrambi hanno i baffi, entrambi hanno un po' di pizzetto. Come facciamo di sì? Allora, secondo me, quello più alto... è il più carino. Quello... Sì, per anche me. Anche per me! No, dai, noi ci abbiamo gli stessi gusti, non so così, no, non è anche per me. Quello più alto decisamente smash, l'altro pass, però siete carini entrambi. No, in certo, realtà. Concordo però con Nicola, anch'io smash alto, pass basso. No, io sto già ridendo. E Chiara, questo ce l'hanno segnalato in tantissimi, non potevano inserirlo. Hai fatto bene. Andrea Black Geek, insomma, lui si sa, lo sapete tutti, lui e Chiara sono dei grandi amici. Stavo pensando, lui e Chiara, lo sapete tutti, ero già, oddio, cosa sta per dire? No. Scoop, ragazzi! Tubissima, benvenuti a una nuova puntata di Tubissima! Ce l'avete segnalato ed è giusto, dobbiamo fare la reaction, però ragazzi, anche lui è piccolo. È piccolo, cioè, ma come... Allora, facciamo così, togliendo l'età, togliendo tutto, non consideriamo che c'ha tipo 14.000 milioni di anni meno di me, io direi smash. Quindi 16.000 milioni meno di me, che sono ancora più vecchia di te, Chiara! Anch'io però ti devo dire che vabbè, è piccolo, quindi non... Cioè, non ci sta proprio, però è un bellissimo ragazzo, ha questi occhi verdi, verde chiaro, azzurro, che insomma è un bellissimo ragazzo, quindi per quanto mi riguarda dico anch'io smash.
ragazzi. L'abbiamo promosso, Andre, puoi stare tranquillo. Poi abbiamo non lo riconoscevo questa foto. E questo youtuber che si chiama Anima. Io ragazzi non lo conosco, quindi ho chiaro, mi è un gamer. È un gamer. Ah, ok, io mi sto facendo delle figuracce, ma lo ripeto, sono probabilmente tutto canali seguitissimi, molto più seguiti molto del mio che seguito io. È super seguito Anima, sì. Ecco, sono proprio io che sono ignorante, quindi mi scuso veramente per l'ignoranza, non lo faccio assolutamente apposta. In questa foto certo che dai, in questa foto cioè non si può smasharlo per forza, però in generale per me è smash. Anche perché lui è già più vicino alla nostra età, secondo me, quindi ah, allora devo essere una cougar perché io direi pass. Ah no, vabbè, ci sta. No, cioè nel senso che non è proprio il mio tipo, nonostante sia un bel ragazzo, non posso dire no, è brutto, per niente, è un bel ragazzo. In realtà tutti quelli che ci avete segnalato sono dei bei ragazzi. Infatti, infatti li stiamo smashando quasi tutti, cioè. Sì, è vero, non abbiamo un po' di contegno e di vergogna. No, esatto. Guarda, ti dico, è un bellissimo ragazzo, sicuramente non posso dire di no, non è proprio il mio tipo, quindi direi pass. La prima volta che non siamo d'accordo io e te, Chiara, dai. No, è vero, però sta foto, poveraccio, è la peggiore che abbia mai visto, mi sa. È vero. Speriamo che non veda mai questo video, non andate a segnalarglielo, non fateglielo sapere. Tutti a scriverlo. A scriverlo. Poi abbiamo, ragazzi, anche questo segnalatissimo, i Pantella. Beh, allora, loro sai chi sono? Sì. Allora, io ho fatto una collaborazione con loro, abbiamo non ci un video. Credo. Sì, è il mio sogno. Veramente? Sì. Però aspetta, l'abbiamo fatto in remoto, non mi ricordo manco come, ma abbiamo fatto sta collaborazione tanti anni fa. Non mi ricordo se il video è sul mio canale o sul loro canale, però era tipo agli inizi proprio, quindi però loro sono molto molto carini e poi li ho incontrati da Google a Milano per un evento, insomma, soliti i nostri eventi tra youtuber. E loro sono molto molto carini, molto simpatici, molto spigliati, così come li vediamo nei video. Sono venuti subito loro a presentarmi, io sono arrivata lì tipo così spaesata, non li avevo manco riconosciuti, che avevamo non mi ricordo se avevamo collaborato prima o dopo, boh, io ero completamente fusa, sono persa di solito nei miei pensieri, e loro sono venuti lì, si sono presentati e sono stati molto carini, anche perché io sono timida, quindi ho bisogno di persone che facciano così, e quindi mi piacciono molto proprio loro come carattere, sono bravi, il successo che hanno è stra meritato. Devo dire che anche loro come ragazzi sono molto molto carini, non si può dire di no, ragazzi. A me però personalmente piace di più, e anche qui non so i nomi, scusatemi, perdonatemi, uno si chiama Jacopo. Ma non ci credo. Sì, Jacopo e Daniel. Jacopo e Daniel, scusatemi, io sono persa, veramente. Vabbè, io sono fan. Aspetta, ma Jacopo è quello biondo o l'altro? Allora, Jacopo ma è biondo, cioè più o meno cioè biondo. Quello con la maglia blu è Jacopo, quello con la giacca in pelle è Daniel. Allora, io direi Daniel smash Jacopo. E io invece il contrario, ma lo sapete perché sì, sempre l'avrò detto mille volte, ma da sempre, da che ho aperto il canale, Jacopo. Scopriamo no, una simpatia. Vabbè, sono fan semplicemente, però tra i due Jacopo smash e Daniel Pes. Poi ci avete segnalato Maurizio Merluzzo, che io non so chi sia. Nemmeno io, quindi non so se è un influencer, uno youtuber, vabbè, scrivetecelo perché ce l'avete segnalato in tantissimi. Però dalla foto vedo che, insomma, non si può certo dire che non sia un bel ragazzo, ragazzi. Però sai che non è il mio genere? Anche il mio, a me per piace, i muscoli non mi piacciono così tanto. Anche a te? Sì, posso dire, a me piace la pancetta, cioè un po', a me piace un po' di pancetta. Anch'io, io sono così, forse perché non mi piacciono i ragazzi che si prendono troppo sul serio, che stanno troppo attenti al fisico. Non che ci sia nulla di male in realtà, perché lo fanno anche le ragazze. Niente di, però personalmente non è proprio il mio tipo, quindi nonostante sia un ragazzo bellissimo con questo corpo da favola, io però dico pass. Anch'io passo, no. Poi ci avete segnalato Giovanni, io qua non so pronunciare, Giovanni Fois, o si pronuncia francese, Fois. No, secondo me sarà Fois, ma non so neanche io chi sia, oh mamma che vergogna. Anche qui dovete dircelo voi, scusate la nostra ignoranza in materia.
E beh, anche lui è un bellissimo ragazzo. Adesso insomma questi muscoli. Però la stessa cosa di prima, troppi muscoli. No, sì, bellissimo ragazzo, sì. Cavoli. Però naturalmente va a gusti, no? Quindi non, sono tutti belli. Ma sono meno tutti male dei che va ragazzi. A gusti. Pensa se a tutti piacesse lo stesso e a tutti piacesse, infatti, la stessa. Che noia. Rottura di scatole. Anch'io qua devo dire pass, perché non mi piacciono tantissimo i ragazzi palestrati, scusami. Neanche a me. Poi abbiamo Luis Sal. Ma tu sai chi è? Io so che fa dei video su YouTube che sono seguitissimi, anche se sono video, cioè non proprio, cioè tanto elaborati, però sono seguitissimi. Lui è simpaticissimo ed è anche amico di Fedez e di Chiara Ferragni. Ok, io non so. Quindi fa lo youtuber, ma di cosa? Di cosa parla? Ma tipo fa video un po' a caso, tipo di cucina, roba che gli vengono in mente al momento. Okay. Penso di sì, da quanto ho capito, non ho visto tantissimi video, però so che ha fatto anche un video musicale, c'era Fedez, oppure il contrario, Fedez ha fatto un video e c'era lui. Boh, una roba del genere, ma penso che anche canti. Ah, tipo, ok, quindi è polivalente, io non so chi sia ovviamente, però lo passerei. Anch'io devo dire, nonostante sia anche lui abbia questo fisico, insomma, eccetera, eccetera, però lo sguardo a me piace un sacco. Sì, ma però secondo me è un po' lo sguardo da serial killer. No, non so come mi vengono queste robe. Un po' la Edgar di Twilight. Beh, anche lui aveva un po' lo sguardo serial killer, un vampiro. Sì, effettivamente sì. Quindi non te la prendere, Luis, no. Scusami. No, però no, vabbè, non. Però nessuno se la prende. Sì, adesso vedi, insulti. Insulti ci bannano e tutto quanto da YouTube, mai più tornata. No, però personalmente per me è un pass. Sì, sì, anche per me assolutamente lo sguardo a me piace. Ma aspetta, quindi tu sei pass o smash? Oh mamma, smash, perché mi sto confondendo? No, no, per me è assolutamente smash in realtà. Ah, e non okay. mi confondo questa cosa, perché ricordati è Pest che... della serie top, invece no, è Pest della serie e io me lo dimentico. Poi, segnalatissimo, gettonatissimo, Will Walsh, Guglielmo Scilla. So che piace molto lui, eh? Sì, beh, ma dai, piace. In effetti è un bel ragazzo. Poi in sta foto è particolarmente, gli rende particolarmente giustizia, sì. Hai il suo perché, sì sì, è vero, è vero. Io però devo dirti personalmente, non è il mio tipo, nonostante a me lui piace come youtuber, è molto anche bravo. Me, e però non è mi il mio piace tipo. Uguale, mi piacciono i suoi contenuti, mi piace lui, il messaggio che trasmette, però fisicamente per me è un pass. Anche per me. E poi anche lui, gestatissimo. Qui rido io. Non so più che cosa fare, che me lo menzionate sempre, non che mi dispiace. Cioè, e stavo per dire, lamentiamoci pure se che ce lo menzionate. No, no, cioè, anzi, per niente. E Thomas Hungry, sappiamo tutti i suoi video mukbang, abbiamo fatto la reaction assieme al suo canale che io non conoscevo, ma e me l'avete fatto conoscere voi. E l'ho conosciuto tramite la tua reaction. E vi dobbiamo ringraziare perché insomma è un bel vedere. Sì. Io rispondo subito diretta, per me è smash, scusatemi, cioè l'avete visto, per me è smash. Confermo anch'io, smash. Non menzioniamo che tu mi hai detto chi è quel gran figo. Sì, non lo stiamo menzionando adesso, vabbè, andiamo vai al prossimo. Okay. Poi ci avete segnalato in tantissimissimissimissimi veramente Andrea Damante. Anche lui un gran figo, ragazzi, io Andrea l'ho conosciuto perché siamo stati assieme con Benefit, perché Benefit aveva invitato sia me che Giulia dell'Ellis alle Maldive ed eravamo le uniche due italiane invitate, quindi io con il mio ex marito e Giulia con Andrea siamo stati assieme per quei 6 giorni che abbiamo passato alle Maldive, quindi li ho conosciuti molto bene, facevamo colazione assieme, insomma stavamo tutti lì assieme e beh, vi devo dire la verità, anche lui è più piccolo di noi, quindi qua veramente sì. Ragazzi, cioè, però è molto 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 bello, cioè è un bellissimo ragazzo. Dal vivo ancora di più, cioè ha un fisico perfetto, non è troppo muscoloso, né troppo cioè è bellissimo, devo dire la verità. Non lo so, io direi sicuramente smash, ecco, sicuramente smash, per il fatto che è un po' che è più piccolo di noi, un po' dico, però smash, decisamente. Tutta la vita smash e dopo questo video bloccherò Nicole solo per il fatto che lei l'ha conosciuto dal vivo e sono gelosissima di questo, sappiatelo. Un'amicizia finita così, proprio. Ma pensa
che poi nei vlog che facevo c'era lui, tipo io stavamo lì in spiaggia o sulla barca eccetera, e c'era lui vicino a me con questo fisico ovviamente in costume, e tutti nel vlog che non mi cagavano di strisce scrivono: scusa, ma io sto guardando Andrea. Cioè tanta roba veramente. Ultimo ma non per importanza, chiudiamo in bellezza, devo dire, penso che sia il più seguito di tutti, è sì. Mariano Di Vaio, che se non sbaglio è il l'instagrammer, l'influencer, penso, sì, ma anche Andrea forse è tanto seguito, non lo so chi dei due più, dovremmo andare a vedere, perché tutti sono, entrambi sono molto conosciuti, però è giusto anche fare la reaction, ragazzi, questo è un gran figo, come si può, cioè, come chi faccio? È che non lo smasha, me lo dite, chi è che non lo smasha, cioè, oh, decisamente smash, cioè doppio, ma proprio così alla grande senza neanche, cioè basta la foto e ciao, cioè sì, Chiara, lui però non l'ho conosciuto, meno male, allora possiamo rimanere amiche ancora per un po'. Meno male ancora per un po', fino a quando rivedo Andrea, poi basta. Infatti, poi da quel momento basta. E quindi ragazzi, questi sono tutti, abbiamo fatto la nostra smash or pass, scriveteci se siete d'accordo, se non siete d'accordo, scriveteci. Di tutti lo vogliamo sapere, di tutti, tutti quelli che abbiamo elencato, eh. Io ringrazio ancora tantissimo, ti ringrazio ancora tantissimo, Chiara, per aver partecipato. Io voglio che filmiamo assieme in persona, quindi manca poco, spero che possa succedere io continuo questo. Manca poco, sempre lo dico, perché bisogna nel pensare 2023. Positivo, manca poco, 3 anni dopo esatto, nel 2023 saremo ancora là, manca poco, vecchie col bastone, secondo me domani, questo è quanto ragazzi per il video di oggi, come al solito mettete like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e tutto quanto. Vi mandiamo un bacio grandissimo, facciamo anche l'abbraccio ragazzi che non può mancare nei video, abbraccio forte, abbraccio anche a te Chiara che non so da che parte sarai, ciao tesoro, ciao, un bacio, un bacione, ciao.